12.000 scrocconi della spazzatura che non hanno mai pagato i servizi per la gestione dei rifiuti. Grazie all'avvio del piano di raccolta porta a porta in due municipi di Roma, il personale di AMA ha scoperto l'esistenza di 12.000 utenze fantasma, un lavoro di verifica che continuerà nei prossimi mesi per individuare altre anomalie. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile di Via Nomentana, una nuova pista di circa 4 km da Porta Pia sino a Via Valle d'Aosta e Via Valdarno, che il quartiere aspettava da decenni. Un'opportunità per ripensare gli spazi e migliorare la mobilità sostenibile, collegando il centro alle periferie. Torna all'interno dell'amministrazione il servizio di gestione amministrativa e contabile dell'utenza del patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Dopo anni si pone fine a gestioni esternalizzate, affidando il servizio a Equaroma, società interamente partecipata dal Campidoglio. Obiettivo: il recupero delle morosità, una gestione più efficiente e maggiore attenzione nella cura dei rapporti con i cittadini. La Fontana dei Quattro Leoni in Piazza del Popolo si è illuminata di rosa a 101 giorni dalla partenza del 101esimo Giro d'Italia. La storica corsa ciclistica torna a Roma dopo 9 anni con la tappa conclusiva. La città eterna, con le sue bellezze, farà da palcoscenico al Giro d'Italia. La premiazione in questa edizione è prevista al Colosseo. Continua a Roma l'operazione Strade Nuove. Nel municipio 13, dopo la conclusione dei lavori nel tratto tra Piazza Carpegna e Piazza Pio XI, è stato riaperto anche il tratto di preferenziale di Via Gregorio VII da Piazza Pio XI a Largo Micara. Ora si sta rapidamente procedendo nel rifacimento del manto stradale sul resto di Via Gregorio VII. In arrivo nei municipi 25 nuove postazioni per il rilascio della carta d'identità elettronica di cui il Ministero dell'Interno detiene la titolarità. Ulteriori 20 saranno rese disponibili al momento dell'adesione di Roma Capitale al portale Agenda CIE. Si aggiungeranno alle 100 postazioni del Campidoglio già attive, con le quali viene soddisfatto il 70% delle richieste. Addio bancarelle in via Tuscolana. Nel settimo municipio gli ambulanti sono stati trasferiti nell'area pedonale di via Tito Labieno. La delocalizzazione è stata voluta per ridare decoro e sicurezza all'area. Il provvedimento è stato preso dopo gli incontri con le associazioni di categoria e i titolari delle licenze. Roma Capitale, attraverso il piano freddo, assicura 381 posti per l'accoglienza notturna e 246 per quella diurna dei senza fissa dimora e delle persone fragili. Realizzato grazie alla sinergia con la rete di volontariato cittadina, si aggiunge al circuito ordinario di accoglienza che durante l'anno, ogni giorno, ospita oltre 1.000 persone e distribuisce 1.442 pasti caldi presso le strutture e 600 pasti a domicilio. Il 6 Nazioni di rugby torna a Roma. Con la gara tra Italia ed Inghilterra che si è disputata domenica all'Olimpico è entrato nel vivo il torneo NatWest 6 Nazioni 2018. Un evento internazionale prestigioso, una vetrina importante anche per la promozione turistica della capitale. Il prossimo appuntamento è il 17 marzo con la partita contro la Scozia.